Signori, ma voi sapete cosa c'è dietro tutto questo? Dietro tutta la mia vita, il motore della mia esistenza? Mamma mia, signori, che descrizione, già lo vedo sul sito di Notion, il motore dell'esistenza di Dario Tereso, mamma mia. Oggi vi parlo proprio di questa applicazione, Notion, e il video è sponsorizzato da loro, ma in realtà io utilizzo Notion da tipo 2018, quindi per me è un piacere parlarvene. L'app la potete scaricare ovunque, io ce l'ho sull'iPad, ce l'ho sull'iPhone, sul Mac, dove poi la utilizzo effettivamente maggiormente, e quindi da dove ve la faccio vedere oggi. Vi lascio il link in descrizione per scaricarla, ma prima guardate il video, sennò che cazzo scaricate? Cioè, vabbè, potete anche andare a Fiducia, però vabbè. Ecco, questa è la mia home di Notion. Quando si parla di Notion si parla di un'app per la produttività, appunti, note, organizzazione, ma in realtà secondo me il modo migliore per spiegarlo è partire da una pagina vuota, perché effettivamente quello che vi ritroverete davanti appena avrete aperto Notion per la prima volta è una pagina vuota, perché effettivamente Notion vi dà carta bianca, e vedi tutto il collegamento, va veramente professionale, signori. Una pagina vuota, ok, cosa direte? Ok, mettiamo un titolo, titolo. Mettiamo un'icona, possiamo aggiungere un'icona alla pagina, possiamo mettere anche una cover alla pagina, un banner, insomma, una copertina. Possiamo andare chiaramente a modificarli, quelli appresi a caso. Adesso io per la home, anzi facciamo una cosa, ricreiamo la nostra home. Quindi mettiamo come titolo home e mettiamo come copertina hat. Beh, che carina, prendiamola per casa, va bene? Possiamo anche andare a cambiare il banner. Adesso qua possiamo scegliere tra colori a tinta unita, gradienti, oppure delle foto che Notion prende, insomma, anche molto carine. Qua prendiamo un colore a tinta unita, ok, questo bianco sporco. E adesso possiamo riempire la nostra pagina con tutto quello che vogliamo. E gli elementi che Notion ci mette a disposizione per fare questo sono infiniti. Secondo me il modo migliore, più divertente per farlo è cliccare quindi Enter. Facciamo slash e qui a questo punto ci appariranno tutti i possibili blocchi, si chiamano blocchi, che possiamo mettere. Possiamo semplicemente mettere un testo, una pagina, una to-do list, delle intestazioni, una tabella, una lista puntata, insomma. Sto scorrendo tra i vari elementi che potete inserire, sono abbastanza tanti, infiniti. Noi per adesso vogliamo cose molto semplici, quindi andiamo a selezionare page, e questa è a tutti gli effetti è un'altra pagina, come quella di prima, cioè stesso funzionamento. Possiamo mettere un titolo, possiamo mettere se vogliamo un'icona o una cover o anche no, e come vedete diventata una sorta di sottocartella. Infatti in alto a sinistra possiamo tornare indietro nella nostra home e qui abbiamo la nostra pagina che è stata creata. Adesso io per creare la mia home ho semplicemente inserito intestazione 3, mettiamo ad esempio lavoro, ok, poi vado a capo e metto ad esempio un separatore che divide dei blocchi, molto bello da vedere. Prendiamo la pagina che abbiamo creato e possiamo effettivamente muoverla un po' dove ci pare la nostra pagina, mettiamola sotto il divider. Ecco qua, abbiamo creato una home base, infatti la mia è più o meno simile. Abbiamo creato lavoro, io ho creato le intestazioni lavoro e personale, poi ho messo due separatori e sotto le pagine appunto relative al lavoro a sinistra e relative al personale a destra. E semplicemente possiamo andare avanti così all'infinito. Adesso, quando create una pagina vi dà dei suggerimenti appunto quando dobbiamo effettivamente cominciare a riempirla. Possiamo creare quindi una pagina vuota oppure dare un'occhiata ai templates. E io vi consiglio di farlo, ma non tanto perché poi dovrete effettivamente per forza utilizzarne uno. Ad esempio io non ne utilizzo praticamente nessuno, forse solo uno, perché effettivamente sono molto complessi, proprio perché come vi ho detto prima arriva a diventare pure complesso il funzionamento, e questo a noi non piace, dato che comunque stiamo parlando di un'applicazione di produttività e quindi, signori, immediatezza d'uso. Adesso io, guardando questo class notes, questo template diciamo per gli studenti, qua abbiamo tutto diciamo raggruppato, personal, ladder, marketing, qua abbiamo studenti, class notes, ho pensato, fino adesso io ho preso tutti i miei appunti a scuola con Google Documenti, ma non c'è un modo migliore per rendere tutto più organizzato e veloce con Notion? Sì, e mi è venuto in mente guardando Class Notes, che è un template che mi ha fatto venire l'ispirazione per creare una pagina per gli studenti. Clicchiamo qui su Use this template e ci creerà una pagina che poi noi possiamo andare a modificare. Come vedete ha creato un database. Prendiamo questa pagina Class Notes e andiamo a trascinare su Scuola, che è la pagina che avevo creato prima. Praticamente è diventata una sottocartella della cartella Scuola. Clicchiamo su Class Notes e cominciamo a modificare. Questo era il template di prima. Che ne so, chiamiamo questa, fammi modificare, chiamiamolo appunti, togliamo qua la descrizione, facciamo hide description, e qui come ho detto prima questo è un database, è una tabella. Praticamente come ce l'hanno impostato questo template, abbiamo un new, un tasto new in cui noi possiamo andare a mettere il titolo dei nostri appunti. Victorian Age, ok, qua un appunto di inglese, abbiamo Victorian Age. Una volta messo il titolo abbiamo qui una proprietà che si chiama class, ok, questa cosa qua noi possiamo modificarla, possiamo modificare il titolo e mettere ad esempio materia. E praticamente ogni volta che aggiungiamo un appunto possiamo andare qui e scrivere
scrivere ad esempio inglese e ci creerà anche per le prossime volte un tag, non so come chiamarlo, inglese, che possiamo anche noi andare a personalizzare con i colori. Ad esempio qui vedete, c'è una personalizzazione incredibile che poi potete fare. Questo è poi, grazie a lei che posso spiegare tutto, vi posso dare una panoramica. Comunque è infinito Notion, non finirete mai di imparare. Abbiamo poi questa casella type che non ci interessa, la andiamo a eliminare. Abbiamo questa proprietà materials che possiamo andare a rinominare con allegati. Questo effettivamente può essere molto utile, perché andiamo qui a mettere come tipo di proprietà, qua abbiamo text, number, select, multiselect, andiamo a mettere, che ne so, files and media. Ok, cosa vuol dire? Che praticamente noi, quando clicchiamo sulla casella, possiamo inserire o un file, massimo 5 mega per la versione gratuita, oppure un link. Ad esempio, che ne so, la professoressa vi dice di studiare da quel PDF, allora voi semplicemente prendete il PDF, incollate il link e qua, molto semplice, ve lo ritrovate negli allegati, pronti per essere cliccati, come ad esempio questo qui, e vi porta nella pagina web dell'allegato, che in questo caso qua era un appunto di arte e qui ci hanno messo una traccia di Spotify. Vabbè, comunque è per esempio tutta ispirazione, ok? Voi direte, come faccio poi a prendere appunti effettivamente? Beh, allora, all'interno di ogni tabella, come vedete, tutte queste tre cose sono delle pagine che voi potete aprire. Abbiamo Victorian Age, che è il titolo del nostro appunto. Clicchiamo su Open, Open as Page, e vi apre, qua possiamo aprirla anche più in grande, la pagina Victorian Age, dove noi possiamo poi qui cominciare a prendere appunti. Adesso qua facciamo un copia e incolla per fare prima. Vabbè, tra l'altro me l'ha copiata anche senza formattazione. Chiaramente ci sono tutti i tipi di formattazione qua, come vedete abbiamo grassetto, corsivo, sottolineato, insomma tutto quello che volete. Possiamo anche andare a cambiare il colore del testo, oppure anche direttamente, che ne so, prendiamo questo blocco che è tutti gli effetti un blocco di testo, clicchiamo qui sui puntini e possiamo andare a cambiare ad esempio il colore del blocco, tipo mettiamo orange, ecco qua ha cambiato proprio il colore del blocco. Insomma, tutti questi blocchi che vedete li possiamo mettere in qualsiasi pagina e possiamo andare avanti fino all'infinito a creare cose, che ne so, che ci serve una to-do list, non so perché ci dovrebbe servire in un documento di inglese. Vabbè, ecco qua, ci ha creato una to-do list, noi mettiamo qui, andiamo a capo e ci fa la nostra to-do list. Quando abbiamo finito qui, boom, boom, tagliato, e ragazzi è fantastico. Mi metterò a sistemare questa pagina con tutti i miei appunti di scuola e ve la farò vedere su Instagram, perché ragazzi tutto questo poi a un certo punto diventa una droga. Arriverete ad avere come obiettivo il fatto di avere una bella pagina su Notion. È un po' un problema, ma insomma è una dipendenza positiva. Ad esempio qui la mia home l'ho curata veramente tanto, non proprio la home, anzi questa qua è molto semplice, però ad esempio la cartella video, la pagina video, se noi la andiamo ad aprire, è un database, è una tabella. Effettivamente qui ci sono tutti i video del mio canale, tramite questo io organizzo tutti i video che vedete sul canale, ed è molto semplice. Basterà cliccare qui, adesso vi starò censurando sicuramente un po' di cose ma è normale, cliccate qui su new e vi creerà un'altra pagina che è semplicemente un video. Qua mettiamo il titolo del video e qui abbiamo come nella tabella di prima tutte le proprietà, quindi abbiamo qui la data, questa è una proprietà di tipo data, dove possiamo andare effettivamente a inserire un giorno, tipo qua 27 gennaio. Poi abbiamo qui la casella di testo dove possiamo inserire lo sponsor, e questa è una proprietà di tipo testo. Infatti qua semplicemente arrivo e scrivo lo sponsor del video. Se c'è lo sponsor del video, poi andrò a mettere il prezzo in questa casella, anche qui una normale proprietà di testo, andiamo a mettere qua il prezzo. Poi invece abbiamo due proprietà, check e paid, che sono delle proprietà di tipo checkbox. Infatti abbiamo qui una casella, quando io finisco di fare il video arrivo qui e faccio boom, check, finito. Quando lo sponsor arriva a pagare il video metto paid, così ricordo che il video è stato pagato. Come per la tabella degli appunti, queste qui sono tutte pagine, io apro qui e comincio a scrivere il mio copione del video. Perché ne so, prendiamo un'altra pagina tipo soldi, ok, qua chiaramente vi dovrò censurare tutto. Anche qui abbiamo un altro database, le tabelle, mi piacciono molto le tabelle. Sì, abbiamo la proprietà del mese, qui chiaramente possiamo andare a modificare il titolo e abbiamo mese, e qui abbiamo 0122 1221 1121, poi un'altra casella con scritto guadagni. Questo è una property type number, ok, infatti qua ci sono prettamente numeri, e io ogni volta vado a inserire quanto ho guadagnato quel mese in modo tale da avere traccia di tutti, insomma di tutti i guadagni. La cosa figa delle tabelle è che funziona un po' come su Excel, no? E quindi sotto, con un funzionamento anche molto più intuitivo rispetto a Excel, abbiamo calculate, ok, possiamo andare qui a mettere somma, media, mediana, minimo, massimo, range. Ad esempio mettiamo somma e qui avrò la somma di tutti
tutto il tutti i guadagni mensili. Pure abbiamo ad esempio Average, che può essere utile per calcolare, vedere quanto in media guadagni al mese. Cioè, insomma, cose molto utili, ma soprattutto intuitive. Questa cosa su Excel è difficilissima. Qua invece è un attimo, è una proprietà semplice di Notion. Vi faccio qualche altro esempio, già sto video sta durando abbastanza, quindi veloci. Abbiamo qui la pagina 2022. Ok, possiamo cliccare e abbiamo qui un'altra pagina con la cover, l'icona, il titolo. Come vedete, gli elementi sono sempre quelli. Questo qui è un call out, infatti io posso andare qui a fare call out ed ecco qua, avrete una sorta di blocco di testo separato dove potete scrivere qualcosa, insomma molto figo anche dal punto di vista estetico, sta è bellissima, e scrivere qualcosa, poi qua mettere il grassetto, insomma tutto quello che volete. E nella pagina 2022 io poi vado a creare tutte le altre pagine, gennaio, febbraio, marzo, aprile, insomma tutte le sottocartelle, possiamo dire, di tutti i mesi dell'anno. Ad esempio clicchiamo qua, chiaramente siamo a gennaio, quindi chiaramente non posso farvi vedere cosa ho scritto, però insomma vi blurro un po' il tutto per farvi vedere comunque che ci sono i call out, ci sono le intestazioni, gli elenchi puntati, le parole in grassetto, insomma è tutto molto completo. Semplicemente una pagina dove io vado a scrivere tutti i miei pensieri da youtuber, quindi abbiamo ad esempio qua primo video e ho scritto quello che pensavo del primo video, come era andato, insomma, e come migliorare. Tutto un po' una sorta di diario personale su come migliorare. Senza Notion io sarei molto più indietro col canale, perché grazie a questo io riesco comunque ad avere traccia di tutti i miei pensieri, tutte le cose da sistemare, organizzare. È veramente molto molto utile. Ma mi stavo dimenticando di una cosa importantissima, vi faccio vedere questa e poi basta, perché madonna, sono senza voce, mezz'ora che registro. Vi ricordate l'appunto di prima su Victorian Age? Ecco, io questo appunto posso benissimo qua cliccare su share e condividerlo, farlo diventare una sorta di sito web, possiamo dire. Vediamo, mettiamo la spunta qui e clicchiamo su copy. Adesso andiamo su Safari, incolliamo sto link ed effettivamente ci porterà nella pagina Notion che noi abbiamo creato. E questo, ragazzi, è molto figo. Cioè, immaginate voi un lavoro di gruppo a scuola dove dovete fare un documento e allora semplicemente voi condividete questa pagina e ognuno può lavorarci e comunque voi vedrete le modifiche in live. E se volete poi pubblicare questa pagina, e a tutti gli effetti qua è diventato un sito web. Cioè, ragazzi, è veramente bellissimo. E ragazzi, purtroppo devo chiudere il video qua, perché sennò starei ore e ore a parlare e la mia gola sarebbe ciao ciao. Perché, ragazzi, ve l'ho detto, è così pieno di funzioni che uno non può esplorarle tutte. Diciamo che vi ho dato un bel input, ok? Mi dispiace anche non avervi potuto mostrare le pagine, perché poi, ragazzi, io sono soddisfattissimo del mio Notion. C'è tutta un'organizzazione dentro che è incredibile. Purtroppo non vi posso fare vedere tutto perché è molto privato, nel senso, quindi capite bene. Ma forse appunto per questo capite quanto per me sia figo Notion, ragazzi. E basta, cioè niente, vi ricordo il link in descrizione, scaricatela, provatela e non ve ne pentirete. Basta, per questo video è tutto e niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione e basta, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ciao.